Dai, dai, che non c'è tempo da perdere. Sì, arrivo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Lollina. Ciao. Sì, ok, sbrigati. Tu sei Barbara, lei è Lara, lei è Brillolina, io sono Lollina. Sbrighiamoci, facciamo il video. Lollina, ti sento un po' impaziente. Calmati. Ma vorrei vedere. Per quello che c'è lì dietro? Sì! Hai visto? Non ci posso credere! Ebbene sì, oggi facciamo la recensione dell'album delle figurine delle LOL Surprise! Scusate, cosa ho sentito? Rocker, è uscito l'album delle figurine delle LOL Surprise. Oh! No, aspetta col TG LOL! Aspetta! Perché, scusa, non è uscito in Italia. Ecco, ti pare, dai, spiega questa triste notizia. No, Lollina, non è che è una triste notizia, che al momento questo album è uscito in Inghilterra e in Spagna. Non è ancora uscito in Italia, ma siccome è edito da Panini, potrebbe, secondo me, uscire anche in Italia. Speriamo, speriamo presto! Lo speriamo, sì. Senti, ma intanto, visto che lo apriamo e vediamo com'è fatto. Sì, dai, dai, sì, dai, 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 dai. Overview del packaging. Allora, l'album è celofanato ed è applicato su un cartonato molto grande con scritto appunto album più 4 sobres gratis sarebbero i pacchetti. E ovviamente questo è scritto in spagnolo perché è la locandina spagnola e contiene all'interno 4 pacchetti di figurine. Quindi il prezzo di quello spagnolo è 3,50 euro. Non so quanto costerà in Italia, però penso che saremo su questa cifra. Adesso lo andiamo ad aprire. Ed eccolo qui, sono emozionata e voglio andarlo a vedere dentro. Apri. Ecco qui, allora. Volevo farvi vedere la quarta di copertina, cioè l'ultima, ok, guardate un po'. Ci sono degli adesivi da mettere anche sull'ultima, anche sulla copertina. Quindi vedete, ci sono dei numeri, quindi anche qui andrà. C'è fashion. E c'è fashion. Guardate un po', c'è la neon, quindi qui hanno un po' mischiato le varie serie. C'è anche la Miss Punk. Allora. E Touchdown. Esatto, invece in copertina abbiamo Babydoll, Foxy e Cheeky Babe. Allora, prima pagina l'abbiamo già intravista. Allora, qui c'è da scrivere il nome, se volete potete colorare. Il mio nome LOL sarà, la mia bambola preferita è, il club che preferisco è, ovviamente in spagnolo, ma si capisce. C'è un gioco con il retro delle figurine. E qui dice che ci sono delle figurine che cambiano colore. Metti la mano sopra per scaldare la figurina fino a che appare l'immagine. Cambia colore! Sì, appare l'immagine mettendoci la mano sopra. Lina, guarda chi c'è. Chi c'è? Punk Boy. Oh, bello quest'album, già mi piace. Allora, poi cominciamo. Allora, qui con le Chananas, i glitterati, l'Opposite, Spirit Club. È pieno, pieno Small di... BB. Esatto, Luxi. Allora, lo chiamano Oro 24. E dentro anche è in spagnolo. Io ero convinta che dentro sarebbe stato in inglese, mentre invece la nostra edizione è tutta spagnola. Quindi, evidentemente, ci sono appunto delle edizioni proprio per ogni nazione. Allora, qui ci sono tutte quante i vari club. E io direi a questo punto che andiamo ad aprirci le figurine in modo da vedere che cosa troviamo. Sì. Sarete curiosi, no? Lollina, sei curiosa? Vado, Lara, apri anche tu? Sì. Che emozione. Allora. Diva! Guarda che ho trovato! Glitter! Allora, Lara, chi hai trovato? Rocker, tutta super glitterata olografica. È bellissima. Poi, lì l'Independent Queen con l'indizio. PHDBB e Glam Astronaut. Dina, sì, Spice e Angel. Invece io ho Diva, poi ho i pet di Midnight di Neon, poi ho Bibi Boppina, chi è Bibi Bop piccolina? Sì, lei Cerrina. È Cerrina e poi c'è, guarda, quella dell'ultima pagina. Lara invece ha trovato il gioco della parola, io ho trovato quella dell'ultima pagina, i pezzi di Touchdown e invece altri due pet, ossia Sugar e Spice. Apriamo altre due figurine, vai. Dai, apriamo. Apri. Apri. Vediamo un po'. Bravo. Chi hai trovato tu? Non lo so. Che bello, ci sono anche delle cose dietro. Piccatara! Da colorare. Wow. Allora, Lara, guarda, Lara è fortunella, ha trovato un'altra cosa glitterata. Miss Baby super glitterata. Heartbreaker. VR Cutie! E Shorty?
Shorty. E chi è l'altra? È un pezzo a metà, mi sa che è un, quello è della un, prima è un pagina. Quadro grande. Invece io ho Cheer Captain, Sprinzina e Kurt Ciampina. Poi ho Miss Panchina, Miss Bebina. Finzina e Frescina. Noi facciamo tutto io, le Lil. E Gaga Girl. Che belle. Allora, le attacchiamo. Che dici? Sì. Ah, io volevo attaccare subito quella che stava dietro. Quella con Touchdown. Eccola. Guarda un po'. È la 184. E quindi va proprio qui. Vado? Vai. Wow. Abbiamo scoperto che queste glitterate vanno su un poster che adesso andiamo ad aprire. Allora, andiamo ad aprirlo. C'è un gioco da tavola! Vamos a jugar! Allora, c'è un gioco, quindi ci sono delle cose da fare qua. Sorpresa, esci molto bene con i biscotti. Qui ci sono delle figurine da attaccare. E invece da quest'altra parte c'è un poster collage con un sacco di LOL. E qui saranno sicuramente quelle glitterose. E la 198 va qui, mentre Lara attacca la 192 rocker glitterata. E vai, e le prime due le abbiamo attaccate. Ehi, ora chi arriva? Ciao! Ciao Alice! Dove sono io? In che senso? Dov'è la mia figurina? E Alice, non l'abbiamo trovata? No, questa cosa non va bene. E Alice, che cosa posso fare? Sempre l'ultima ruota del carro io. Alice, ma non è fatta apposta, sono casuali, cioè le abbiamo prese così. Sì, a Masterol mi date il tavolaccio e non mi date il lavandino. Ecco, come al solito, vabbè, grazie della considerazione. Ma si sarà offesa? Ma no, ma poi le passa, non ti preoccupare, lei fa sempre così. Oh oh. Oh oh. Io ho sentito un suono che è quel suono, l'ho sentito anch'io. Il suono. Alice, cosa hai fatto? No, io. Niente. Alice. Alice. Che cos'è? Alice, questo che cosa sarebbe? Non mi avete trovato nelle prime figurine? Adesso in teoria dovreste trovarmi. Ma il pacco intero? Sì. E allora la nostra collezione continua. Sì, dai, dai. Allora, e questo è il pacchettino completo da edicola con dentro 50 bustine. Ma mentre lo prendevo e l'ho girato, ho scoperto una cosa bellissima. Cosa? Qui dietro ci sono tutti quanti i prezzi che dovrebbero avere queste figurine nelle varie nazioni. E qui c'è scritto Italia. Quindi direi proprio che questo album a breve uscirà anche in Italia. Sarebbe da chiedere alla Panini quando, però secondo me questa cosa dovrebbe essere imminente, perché qui vedi mette Panini Francia, Panini Inghilterra e tutti i vari prezzi costeranno 70 centesimi. Quindi è anche buono il fatto che l'album con 4 pacchetti costi 3,50 euro, perché dentro contiene già 2,80 euro di figurine, quindi mi sembra buono. Che dici, apriamo qualche altra figurina? Sì. Va? Ma scusatemi, Alice? Ma pure quello l'hai fatto tu? Sì. Guarda che c'è qua. C'è un altro album. Ma per chi l'hai fatto? Per Lilla. Veramente? Sì. Le facciamo una sorpresa? Bella questa sì. cosa. Allora facciamo così. Le spediamo l'album. Sì. E un po' di figurine. Sì. Però facciamone una sorpresa. Ragazzi, facciamo una sorpresa alla nostra amica Lilla. Se andate, lei non lo sa questa cosa, quindi andate nel suo canale dopo aver visto questo video e scrivete tra i commenti lì c'è posta per Lilla. Facciamole uno scherzo, inondiamole il canale di messaggi c'è posta per Lilla, lei non capirà, vediamo che succede. Mi piace molto, sduplicate i commenti, bellissimo. Allora, Lara, vuoi aprire qualche altra figurina? Sì, vado. Vai, vediamo chi ne apro un'altra anch'io. Poi le prossime le apriremo negli altri video. Guarda la perla! Ecco, te pare che lei trova subito... Guarda, due ne ha trovate glitterate, non una. No, tre. Tra un po' trovi anche una LOL nel pacchetto, secondo me, guarda. Allora. Jitterbug! Che bella! Cioè, hai trovato quante glitterate in un pacchetto solo? 1000. Due. Falle vedere che non si sono viste. Allora, questa è della Pearl Surprise, che si chiama Treasure. Treasure. Jitterbug. Che bella. Questa è sempre del poster. Mi sa che è doppia già questa. Sì.
poi Rockerina e Divina e Troublemaker. Io invece ho trovato una center stage, ma stranamente molto abbronzata. Mi sa che questa è una di quelle che cambia colore col caldo. Controlla se c'è. Sì! E vai. Allora, adesso devo mettere la mano sopra e vedere che succede. Vai. Ok, la tengo così per un quarto d'ora. Vediamo che cosa capita. Vediamo un po'. Sembra un po' schiarita. Sì. Che dite? Sì, in effetti si è un po'... tolta la bronzatura, allora, allora poi ho tecnicamente, guarda tua sorella, tecnicamente. Poi wow, Madame Queen, guarda faccia. Che bella, questa poi tra l'altro il bordo secondo me se uno lo conserva, lo ritagli, ci possiamo fare delle cose, sì, tipo dei regalini. Sai che mi faceva la mia mamma quando ero piccola con queste plastichine? Cosa? Qui, faceva i quadratini e me li attaccava sui lobi, mi faceva gli orecchini, wow, sì, che bello, sì, con qualche adesivo, poi c'è, che è Spiffina, sì, Wavina, e poi Diva. E questa che figurina è? È la 99. Oh, la 99, 99, 99, 99, 99. Alice. 99, 99, 99. Ok. Guarda. Oh, e dove è andato a finire il 99? Non c'è più. Dove sarà andato? Era lì. Dove? No, tranquilla. Qui c'è un errore, abbiamo trovato il primo rifuso che ci è capitato davanti agli occhi, perché mentre qui c'è una Lil Spiff QT nello Swim Club, giustamente, di qua nello STEM Club c'è un'altra Lil Spiff QT, che invece è una PHDBB, quindi hanno messo lo stesso numero e hanno messo però, vedete qui, serie 3 063, serie 3 067, e c'è un errore, quindi... Primo errore, chissà se ne troveremo degli altri. Eppure qua Spit. Oh, due errori insieme, cioè hai ragione Spit Lara. QT. Hanno messo Spit QT e invece Spiff, SPF, e invece di qua, quindi questo potevano metterlo qui, almeno era giusto. Niente, sono riusciti a scambiarle sbagliandole entrambe. Peccato. C'è un'altra particolarità molto carina, che sotto ad ogni figurina con la bambolina si può scrivere tengo, cioè ce l'ho o mi manca. Molto molto carina questa cosa, uno può fare la crocetta su quelle che ha. Bello, ragazzi, continuerei, le aprirei tutte quante, però un pochino le voglio mandare insieme al pacchettino. A Lilla, esatto. Allora, nei pro, diteci se questo unboxing vi è piaciuto. Devo dire, ragazzi, guardate, è stato molto molto complicato trovare l'album dall'estero così, quindi sono contenta se apprezzerete tutti i nostri sforzi per rendervi partecipi di tutte quante le novità del mondo LOL. Esatto, Rocker. E appunto, diteci se vi è piaciuto, diteci se quando sarà in Italia lo prenderete. E
che altro vi diciamo? Noi continueremo ad aprire altri pacchetti nei prossimi video, magari a fine video apriremo qualche pacchettino oppure faremo degli altri spacchettamenti. Intanto vi diciamo un bacio a tutti quanti, continuate a seguirci perché abbiamo ancora del toy hunting veramente ben fatto, abbiamo dei giochi da farvi vedere a tema LOL veramente pazzeschi e molto tante altre aperture da fare insieme a voi. Quindi un bacio a tutti quanti, rimanete con noi, fate crescere il TP Team perché è il club più bello che c'è e soprattutto questo è il canale più bello del mondo. L'hai detto tu questa volta? Lo dico anch'io, del mondo. Ho duplicato del mondo. Alice, guarda. Oh, questa è la figurina più bella perché c'è... C'è Spice? Scusa. Eh no, Maria, io esco. Cioè, scusate, perché mi mettono Spice dietro la... Dovevano mettere me. Devo dire una cosa. Cosa? Hai ragione. Ecco. Vabbè, intanto mi tengo la... Ciao.